Vediamo un po'. Sì. Sì, perché mi sono dimenticato il cavo. Mi sono dimenticato il cavo, l'altro. Decima giornata del campionato di Serie A Beretta di pallamano maschile. Si affrontano qui al Palabursi di Rubiera i padroni di casa dei Vikings Rubiera, ultimi in classifica assieme a Siracusa con 2 punti, e il Trieste che di punti ne ha 4 al pari del Carpi. Partita storica quella tra Rubiera e Trieste, perché si perde, le prime sfide si perdono proprio negli annali della storia della pallamano italiana, uno dei protagonisti delle grandi sfide con Trieste, dove Rubiera spesso e volentieri è uscita sconfitta, perché su 58 incontri Rubiera ha vinto solo 4 volte, però bisogna anche dire che oltre al campionato in Coppa Italia 2 successi di Rubiera portarono ai 2 trionfi e le 2 coppe alzate dalla formazione rubierese in questa storia, diciamo, di questo lungo confronto. E Giovanni Oleari, sicuramente tu sei stato uno dei protagonisti di questa storia qui. Sì, rivivo un momento particolare, visto che con Trieste ho vissuto 20 anni di sfide, sempre all'insegna della grande, diciamo, forza che aveva nei nostri tempi Trieste. Ricordiamo che Trieste è la squadra più blasonata d'Italia e ha fatto la storia della pallamano in Italia negli ultimi 30-40 anni. Quindi qui abbiamo un pezzo di storia insieme a Rubiera che fa della pallamano negli ultimi 30 anni. E nel frattempo è iniziata la partita con il vantaggio della formazione triestina, siglato su rigore da Bratkovic, quindi 1-0 il vantaggio. Rubiera che ha tantissime assenze, l'ultima è quella di Pedretti, il pivot, che è in formazione, in realtà è praticamente inutilizzabile. In settimana c'è stato anche la defezione, ulteriore grave infortunio questa volta per l'ala destra Santilli, che resterà fuori a lungo. E insomma, Rubiera ha grossi problemi di infortuni che limitano la rosa, e fa fatica ovviamente mister Galluccio a trovare la quadratura del cerchio. In pratica, a livello di esterni, Rubiera ha soltanto i 3 giocatori che stanno giocando in questo momento, cioè Bonassi, Oleari e Versakovs. L'attacco con Oleari, Versakovs sotto passivo, dovrà andare al tiro in qualche modo Rubiera, la palla per Oleari trattenuto per la maglia, gli arbitri non fischiano, lasciano andare, in contropiede va a realizzare il 2-0 Visintin, altro giocatore veterano di questo Trieste, non è anche il capitano. 2-0 in avvio di partita per la formazione triestina, c'è la conclusione con l'errore di Bartoli e la parata di Milanovic, torna in attacco Radojković, palla all'ala, non entra, e quindi torna azione manovrata, difesa 6-0 di Rubiera. Se ne stanno andando i primi 3 minuti di gioco di questa sfida, con l'attacco della formazione triestina, terzino sinistro c'è l'italo-argentino Pagano che attacca centralmente. Dall'altra parte va dentro, a conclusione c'è la parata di Voljovac, ma c'è anche l'infrazione d'area commessa da Sandrin. L'attacco di Rubiera con Bonassi che prova ad andare dentro di forza, viene fermato e quindi si dovrà di nuovo manovrare contro la difesa schierata. Una difesa 5-1 quella di Trieste, con Visintini in punta.
è una squadra rubiarese che per aprire la difesa avversaria deve provare qualche tiro dai 9 metri. Sì, diciamo che sicuramente è importante che trovino la quadra, perché è una difesa molto arcigna, con una difesa molto aggressiva nella parte centrale, direi molto, molto azzeccata per contrastare l'attacco del Rubiera, ma vediamo un po' come sapranno sbroccare questi primi momenti Rubiera a reagire da questo 2-0 che un po' ci, come al solito, ci penalizza nella fase iniziale. Precedenza la traversa di Luca Oleari, centrata con un tiro importante, qui una palla recuperata difensivamente, no, la palla viene data ancora a Trieste, questa volta si era chiusa bene Rubiera, prova l'attacco Pagano, la conclusione, la parata di Voljuvac, il recupero di Bonassi, quindi prova ad accelerare Rubiera questo attacco con la palla all'ala, poi Oleari ancora all'ala, ma non c'è spazio per attaccare da quella posizione, quindi ancora bisognerà provare un'azione manovrata con l'uscita del pivot, l'incrocio con l'ala, poi col terzino sinistro con Oleari che non va al tiro, ma ancora palla viva con Bonassi che va dentro, va alla conclusione e va in rete con la prima marcatura rubiarese, la timbra Bonassi, 2-1 dopo 5 minuti e poco più in favore di Trieste, e Rubiera che deve continuare a difendere con attenzione, perché ovviamente l'unica possibilità di non attaccare sempre la difesa schierata è quella di provare a recuperare qualche pallone, come adesso che era riuscita nel recupero Rubiera, la palla arriva all'ala con la conclusione dall'ala, ma c'è la parata di Voljuvac e quindi Rubiera può tornare in attacco grazie all'intervento del suo portiere Versakovs, la palla bene all'ala per Patroncini che sostituisce Santilli. Bisogna fare così, Giovanni, provare un po' a giocare in velocità ed evitare che loro schierino la difesa. Diciamo che è una difesa abbastanza attenta, molto concentrata, che ha fatto sì di fare questa seconda fase, così noi dobbiamo cercare di vincere questa nostra difficoltà un po' nella zona offensiva, cioè a fare una grande difesa e cercare di recuperare questi palloni per poi andare in seconda fase. Per noi è vincente, per il nostro gioco, per la nostra capacità offensiva, e quindi credo che in questo momento la squadra stia ben interpretando il gioco in questa partita. 2-2 il punteggio quando siamo arrivati al settimo minuto di questo primo tempo con Pagano, la palla Radojković esce molto Leari, lo ferma, poi la palla infrazione di Radojković, ma gli arbitri fischiano il fallo sul rischio di gioco passivo della formazione triestina. Radojković centralmente si butta dentro, poi va la conclusione, c'è ancora la parata di Voljuvac, palla però recuperata da Visintin per Pagano, resta in attacco allora la formazione triestina con sempre Pagano per Radojković. Ancora Robertino Pagano incrocia con Sandrin per Radojković che prova l'uno contro uno, la conclusione, il palo fuori. Può tornare in attacco allora la formazione rubiarese. Oleari, Bonassi che fa il cambio attacco-difesa in questa fase di gioco, e poi si schiera lui centrale con Versakov spostato al ruolo di terzino destro, Oleari nel suo ruolo naturale di terzino sinistro. L'incrocio con Bonassi, sale Bartoli, Versakov, il controtempo, il doppio appoggio di Versakov e c'è il vantaggio di Rubiera, 3-2. Sì, diciamo che Rubiera sta giocando
senza grandi patemi psicologici, sta secondo me reagendo molto bene. Questa è una partita che dal punto di vista psicologico sarà molto importante per Rubiera, per vedere se riesce a recuperare spazio in classifica, se riesce a competere con queste squadre che sono alla sua portata. Quindi credo che sia una grande prova, al di là del risultato della partita, sia una prova che servirà molto al morale della squadra. Qua la palla era uscita, c'era l'arbitro lì, non ha fischiato, va dentro Radojković, ancora la parata di Voljuvac, resta in attacco Pagano per Radojković, si butta dentro e poi va in rete questa volta Radojković per il 3-3, il pareggio di Trieste. Dopo 9 minuti e 20 secondi Versakos per Oleari, la palla non era precisa ma la salva Bonassi, quindi resta in attacco Rubiera che si rimette in posizione. Difesa molto alta della formazione di Trieste. Con al centro a comandare la difesa assieme a Pagano e Visentin c'è Di Nardo. Bonassi, la palla per Versakos, per Patroncini, Oleari dall'altra parte, fallo subito da Oleari sull'uscita di Aldini, giocatore di Casalgrande che è passato a Trieste quest'anno. Ancora Oleari, la conclusione, la rete di Luca Oleari dai 9 metri, ci voleva anche un gol dalla distanza. 10 minuti 30 secondi giocati, 4-3 per Rubiera che continua a tenere il naso avanti. La difesa che è una 6-0 in realtà, mi sembra che poi il lettone Versakos, tutte le volte che sale cambiando posizione Pagano, lui spesso e volentieri lo segua. C'è il tiro di rigore e ci sono i 2 minuti dati a Bartoli perché ha tirato la maglia all'avversario. Esce Versakos, Voljuvac al suo posto Salati, tirerà il rigore ancora Bratkovic per la formazione triestina. Bisogna stare attenti su questa posizione del pivot, perché arrivarci così significa insomma avere una doppia penalità. Sì, diciamo che la difesa è una difesa 6-0 abbastanza aggressiva sui secondi, è una difesa molto rischiosa perché anche come abbiamo visto lascia scoperto in alcune parti il pivot, però diciamo che è finora una difesa che ha tenuto gli avversari a debita distanza, perché comunque non sono riusciti finora a trovare una chiave netta di lettura di questa difesa. È importante che continuiamo così e anzi cerchiamo di non avere delle cadute di concentrazione, perché è una difesa abbastanza dura e abbastanza difficile da tenere. Tanto Rubiera gioca senza il portiere questa fase offensiva. Bonassi la palla per il pivot, la conclusione, ma c'è il fallo su Bortolotti. C'è il fallo su Bortolotti. Ora è tornato Voljuvac. Bonassi, la palla per Versakos. Versakos sbaglia il passaggio completamente. Può correre in contropiede Robertino Pagano. La conclusione e la rete di Pagano per il controsorpasso Trieste. 5-4. Ancora fuori il portiere, ancora attacco senza il portiere. Chiaro che a maggior ragione in inferiorità numerica non puoi perdere palloni vivi, cioè che aprono il contropiede diretto alla squadra avversaria, come è successo in precedenza. Sale Bartoli, poi esce per far entrare ancora Voljuvac, quindi ora inferiorità numerica in attacco per Rubiera. Oleari, la conclusione, c'è la parata però sul primo palo da parte di Milovanovic.
terminata l'inferiorità numerica. Pagano, la palla anticipata da Versakovs, recupero di Rubiera, buona difesa. Torna in attacco la formazione rubierese con una rete da recuperare. Versakovs, la conclusione, la parata però da parte di Milovanovic. E restiamo allora sul 5-4 per Trieste con Radojković che imposta il gioco. Visintin va a doppio pivot. Ancora Pagano, si alza, non trova la conclusione, poi la palla arriva all'ala ma non c'è spazio. Ancora Pagano, va la conclusione Pagano e trova la rete del doppio vantaggio Trieste sul 6-4 grazie alla conclusione dell'italo argentino. 6-4 il punteggio quando piano piano ci avviciniamo a metà di questo primo tempo. Bonassi vuole la palla al pivot, palla telefonata, altro pallone perso malamente, ancora Pagano, ma c'è il recupero di Oleari e l'attacco di Rubiera, 3 contro 2 con la palla a Patroncini la salva da Bartoli, gestito malissimo, un 3 contro 2 in contropiede, non puoi gettare via palloni così. No, diciamo che è stata una brutta occasione persa da Rubiera, che aveva recuperato una buona palla e si è lasciata proprio, diciamo, perdere in un bicchiere d'acqua. Diciamo che questo è una condizione che in queste partite non puoi permetterti, perché ancora siamo già 3 palle perse in 15 minuti, non sono poche, quindi noi dobbiamo cercare di limitare il più possibile tutti questi errori grossolani di incapacità di dialogo fra la difesa, come abbiamo visto in questo caso. Oleari riperde il pallone, quarta palla persa di fila da Rubiera e Aldini in contropiede va in rete. E 2 minuti a Bonassi, 4 palle perse e 4 gol di differenza in un amen e anche inferiorità numerica. Sì, sono d'accordo con te Giovanni, sono regali assoluti in questa situazione qua. E così hai offerto con i tuoi errori la possibilità a Trieste di prendere il largo. Time out chiesto da Galluccio. Però è chiaro che, insomma, così dai già un indirizzo alla partita con i tuoi errori. Sì, diciamo che siamo sotto di 4. Con 4 palle perse, 2 contropiedi realizzati, e quindi questo è lo schema della partita. Noi non possiamo permetterci contro questa squadra di perdere 4 palloni in 15 minuti, e quindi sono veramente un'esagerazione, e questo è il risultato. Diciamo che al di là di queste palle perse, la squadra comunque la sta lottando alla pari. Come al solito abbiamo visto nelle altre partite che le palle perse sono, diciamo, forse il tallone d'Achille di questa squadra, che comunque ha una media di palle perse che, diciamo, che è ancora, secondo me, sotto lo standard della Serie 1. Serie 1 abbiamo visto nelle altre partite media 13-14 palle perse, se non di più, e non è possibile purtroppo giocare in 1 e avere la possibilità e avere questo numero di palle perse. Speriamo che nel proseguo della partita tutto questo
venga un po' a mancare. Si riprende a giocare meno 4 per Rubiera. Quando siamo al 16° del primo tempo, è entrato Benci in campo perché c'è l'inferiorità numerica, ricordiamolo, quindi non c'è il portiere in questo momento. La palla per Oleari, Oleari fermato. L'attacco con Oleari, Oleari prova ad andare via, fallo su Oleari. Bisogna andare al tiro, Versakovs, il tiro è murato. Diciassettesimo minuto, 8-4 Trieste. La palla per Oleari, Oleari salza, tira, ma c'è la parata. Del portiere Zoppetti. E quindi ritorna nuovamente in attacco Trieste, che con tranquillità e con anche il vantaggio della superiorità numerica può allungare, con la palla che arriva all'ala, la conclusione e la rete dall'ala da parte di Bratkovic. 9-4 e partita che è fortemente indirizzata, termina l'inferiorità numerica di Rubiera. Ora c'è parità in campo. Bartoli per Voljuvas, la conclusione murata ancora da parte di Versakovs, ancora il contropiede con la rete realizzata da Stojanovic. Oleari, la conclusione, la rete di Oleari. Quinto gol di Rubiera. Ma Trieste ha allungato con decisione in pochi minuti. Ed ora 5 gol di vantaggio sono tanti per come è stata la partita fino adesso. Sì, diciamo che ancora non è tutto perso, perché comunque questo vantaggio è più dovuto a nostri demeriti che non ai meriti di questa squadra. Credo come in questo caso, si possa recuperare, perché la squadra non è per niente irraggiungibile e tutto dipenderà dalla nostra capacità di emergere da questa fase un po' down. Sesto gol, il secondo di Patroncini in questa partita, 10-6 Trieste, l'attacco con Stojanovic che ha preso il posto di Pagano a terzino sinistro. La palla per Radojkovic, poi si butta dentro, la conclusione murata al numero 33 Sandrin, rimesso in gioco in attacco per Trieste con Stojanovic che ora è in posizione di centrale. Rojkovic, Stojanovic rischia il passivo, la palla per Radojkovic che si butterà dentro, alla fine arriva la palla, no, c'è passivo e quindi può tornare in attacco Rubiera provando a velocizzare con la palla a Bartoli. Altra palla persa. Ventesimo minuto, altra palla persa, altra occasione buttata al vento per provare a gestirsi un po' meglio in questa partita. Radojkovic va dentro, la conclusione fuori. Si riparte con Versakovs per Benci, per Patroncini, va dentro dall'ala, Patroncini realizza. 10-7.
recupera tre reti delle sei di svantaggio Rubiera al 21esimo. Però bisogna continuare a tenere alto il lavoro in difesa. Sì, diciamo che ecco, per ora la partita si può leggere in questi numeri. Abbiamo avuto sei palle perse nostre di Rubiera, sei palle perse, abbiamo preso quattro contropiedi e quindi siamo 7-10, quindi in realtà diciamo che è molto più nostro demerito che non merito degli avversari. La squadra però può sicuramente reagire, deve cercare di essere più concentrata, non mi sembra una squadra irresistibile, quindi io sono abbastanza fiducioso che Rubiera possa avere un secondo tempo molto più positivo di quello che è stato finora. Vediamo se azzeccherai il tuo pronostico, Giovanni. Quello che abbiamo visto qui è stato un Trieste fino ad ora molto opportunista, nel senso che è stato molto bravo a fare le cose semplici, a sfruttare al meglio gli errori e i regali che gli ha concesso Rubiera. Rubiera l'abbiamo vista più solida del solito in chiave difensiva, ma nello stesso tempo sempre troppo imprecisa nell'impostazione del gioco offensivo, e questo lo testimoniano appunto le sei palle perse che hai segnalato tu, almeno tre in fase di contropiede proprio, quindi a maggior ragione ancora più gravi, perché sono errori che pesano il doppio sull'andamento della partita. È terminato il time out chiesto dal tecnico triestino Freddy Radojkovic e quindi si ricomincia a giocare sul 7-10 Trieste, con Radojkovic Jan in cabina di regia. Stojanovic, la palla ancora per il numero 20, Radojkovic prova ad attaccare, non c'è spazio, si alza e va al passaggio e ritrova la conclusione Stojanovic, ma ancora una volta Voljuvac chiude lo specchio della porta. Resta però in attacco la formazione triestina, tante seconde opportunità. Radojkovic ancora per Stojanovic, la conclusione ancora Voljuvac, ma ancora la palla recuperata da Trieste con Bratkovic che in pratica non si muove neanche se la trova in mano. Radojkovic, Stojanovic, ancora Radojkovic, va la conclusione, lui traversa, recupera Oleari, lancia in contropiede per Patroncini, ancora Patroncini, la conclusione, la rete di Patroncini e Rubiera torna a meno 2. Radojkovic dall'altra parte per la conclusione, la parata ancora col palo di Voljuvac sulla conclusione di Sandrin. Rubiera prova ad accendersi, Benci, Versakovs che cambia per Garau dall'ala, Garau, rete, e Rubiera arriva a meno 1 sul 9-10. Gran bella reazione di Rubiera, è partita completamente riaperta, 10-9. Cambio, torna in campo Pagano al posto di Stojanovic. Preferivo che fosse rimasto in campo Stojanovic perché mi sembra decisamente fuori forma ed era meglio per Rubiera, diciamo così, mentre Robertino Pagano è tutta un'altra situazione, proprio lui che va dentro, sbaglia il passaggio, no, arriva Bratkovic alla conclusione. Non si è capito bene come abbia fatto a ricevere il pallone, però è stato bravissimo a concludere dall'ala. Benci, la palla persa, no, per fortuna resta a Rubiera, ma ancora una volta abbiamo rischiato di perdere l'ennesimo pallone nell'ennesima situazione di gioco un po' veloce. Questa volta la dea bendata ci ha dato una mano e quindi vediamo di sfruttare questa situazione nel migliore del modo. Versakovs per Oleari, Oleari prova ad andare via, fermato da Aldini. Scontro diretto tra giovanissimi reggiani. L'attacco di Benci, perde la palla ancora Rubiera,
ricominciamo con le palle perse, Bratkovic per Pagano che va in rete. E nuovo break di Trieste, ancora una volta sulle palle perse da Rubiera. Purtroppo è brutto essere profeta delle sventure, ma come abbiamo visto la squadra fa tutto, recupera, perde palla, in realtà l'avversario fa il suo onesto gioco, ma tutto il gioco lo facciamo noi, nel bene e nel male. I lanci contropiede Oleari per il recupero e poi contropiede con la conclusione, la rete di Davide Bartoli. Decimo gol per Rubiera, 12-10 il punteggio, partita che resta aperta e Rubiera veramente deve recriminare su palloni persi, ma non persi su pressione avversario, ma persi su errori proprio tecnici dei giocatori rubieresi. Pagano per Bratkovic, Bratkovic per me era passi, non fischiato, palla Pagano in ala, va la conclusione, va in rete. Bella questa rete, timbrata da Piran, 13-10 il punteggio. L'attacco di Rubiera, Benci, Bortolotti, va a doppio pivot, Versacos, la palla per Benci, Oleari per il pivot, palla persa ancora, contropiede con il recupero di Versacos, l'apertura per Garau rallenta il gioco, torna in attacco Rubiera, 3 minuti e 30 secondi da giocare. Bartoli, Bortolotti per Oleari, va su Oleari, la conclusione, la rete di Oleari, 13-11 il punteggio, cambio portiere nella formazione triestina. Pagano per Radojković, sale da Piran centralmente, gioca per l'esterno, Radojković sbaglia completamente il tempo d'uscita, Bortolotti non ha tiro, Radojković basta aspettarlo, perché uscire così? La palla per Benci viene fermato, però questi sarebbero allora 2 minuti se fermi il gioco. Stiamo esagerando con queste uscite, loro in realtà hanno fatto un tiro da fuori, hanno fatto un gol, ci esponiamo a questo gioco che loro fanno molto bene di entrare fra gli uomini, quindi non mi sembra, non è necessario dover uscire sui 10 metri, su uomini che invece hanno molto uno contro uno e ci hanno penalizzato, perché loro fanno tutti i gol sempre inserendosi fra uomo e uomo, non è necessario, devono cercare di essere più compatti in difesa e magari rischiare qualche gol da fuori. Benci per Versacov, sfondamento di Versacov, la palla per il taglio, Aldini, la parata di Voljuvac, la palla recuperata da Versacov, torna in attacco Rubiera con Bonassi per Benci, ma basta con questi palloni a tagliare, basta, non li facciamo più perché non servono, sono troppo sotto la difesa, dobbiamo cercare di allargare il gioco, non di restringerlo così. È entrato Giubbini nel frattempo, una formazione rubiarese, con Bonassi per Versacos, la palla buona per la conclusione di Bartoli, ma c'è la parata sul tiro di Roberto Bartoli, attenzione a questo attacco, la palla per il pivot, la conclusione, la rete.
e siamo di nuovo più 4 Trieste. Bonassi per Giubbini, versa Cosle, Giubbini va dentro e fallo i due minuti, no, passi fischia, però era palesemente sotto fallo, ancora la palla al pivot e la rete. Dieci secondi alla fine, Bonassi fermato centralmente, bisogna andare al tiro, Bonassi, la conclusione murata, 16 a 11, Rubiera è riuscita a buttare via, a rovesciare il secchio del latte munto quando era tornata a meno 1, regalando nuovamente 5 reti di vantaggio a Trieste.
Tutto è pronto per la ripresa del gioco qui al Palabursi di Rubiera in questa decima giornata del campionato di Serie A Beretta, il confronto tra i Vikings Rubiera e il Trieste, Trieste che conduce 16-11, Trieste che ha 5 lunghezze di vantaggio, partita iniziata sull'equilibrio 4-3 Rubiera, poi break di 7-0 sulle palle perse di Rubiera. Trieste micidiale ha piazzato questo break che l'ha portata sul 10-4. Rubiera è tornata sotto sul 9-10 e poi ancora un break, ancora troppe palle perse, la formazione triestina che è andata sul 16-11 di metà gara. Primo pallone in apertura di questo secondo tempo in fase offensiva per la formazione rubiarese con Bonassi, Garau versa con Benci, Garau gioca con Benci, Benci per Patroncini, versa con Bonassi, Bonassi si alza ma non tira, non c'è nessuno all'ala, ancora Bonassi per Versacos, palla persa, e quindi cominciamo come abbiamo fatto per tutta la partita, perdendo l'ennesimo pallone in fase offensiva, palla al pivot, c'è la parata ma è difesa in area, sì, e c'è tiro di rigore allora, però ancora una volta abbiamo avuto l'occasione di tirare dai 9 metri, non l'abbiamo fatto e poi abbiamo perso il pallone. E alla fine entra Rivi al posto di Voljuvac, però alla fine sono tutte situazioni che fanno la differenza e Trieste con molta semplicità ora può andare sul più 6. La conclusione, la rete di Bratkovic che è nuovamente il massimo vantaggio come era stato nel primo tempo per la formazione ospite. Benci, Benci la palla per nessuno, altra palla persa da Rubiera. Qui siamo come al solito, abbiamo ancora perso un'altra palla e sono 10 palle perse e quindi siamo sotto di 6 e quindi non abbiamo altro che recriminare sulla nostra capacità nella fase offensiva, che è molto poco organizzata e molto poco performante. Abbiamo molta paura, non riusciamo a essere larghi nel nostro attacco e ci concentriamo molto al centro e per noi sarà molto difficile, se non troviamo un nuovo gioco in attacco, poter cercare di recuperare questi 6 gol. 17-11 per Trieste, l'attacco con Pagano prova a forzare, non c'è il fallo su di lui, la rimessa in attacco sotto passivo per Trieste. Bratkovic la palla persa da Trieste, recuperata da Rubiera con Garau, Bonassi, Versacos, Benci va la conclusione in gol. 17-12, dall'altra parte attenzione Rajkovic, subito prova ad accelerare Trieste con Pagano per Rajkovic sfonda, ma gli arbitri stavolta non fischiano, la conclusione, la rete di Di Nardo, ma era grosso come una casa lo sfondo. ...18-12 il punteggio. Bonassi, Patroncini, Versacos, palla persa. Io non so più che cosa dire onestamente, perché già continua palle perse, tiro di rigore. Tiro di rigore per Trieste, 18-12 il punteggio.
Altro tiro di rigore per Trieste, ancora Bratkovic. Conclusione di Bratkovic, la palla in rete, 19-12. Patroncini, Versakovs, la palla per il pivot, la conclusione, la parata. Bratkovic ferma la palla a Pagano, 19-12 il punteggio. La conclusione di Pagano, la rete per il 20-12. La conclusione, la rete di Visintin. Ventuno a 12, ancora palle perse. La rete di Versakovs. Pagano, palla che arriva all'ala, la conclusione, la parata di Voljuvac, prova a giocare in velocità Rubiera con la palla per Bonassi all'ala per Garau, la conclusione di Garau, la rete. Noi non dobbiamo ragionare, dobbiamo correre e basta, perché se ragioniamo perdiamo la palla, questo è quello che ci insegna questo inizio di campionato. 21-14 quando stiamo arrivando al settimo minuto della ripresa. La parata di ancora di Voljuvac, prova ancora a correre Rubiera con Bonassi. Bonassi palla all'ala, ma era una telefonata questa, però rimaniamo in attacco. Benci, versa con la palla per Bonassi che va alla conclusione, c'entra il palo. Primo tiro che ha fatto dai 9 metri Bonassi in tutta la partita, dall'altra parte contropiede di Radojković in rete, però non possiamo aspettare il settimo della ripresa. In precedenza Oleari qualche tiro se l'è preso giustamente, qua invece facciamo fatica, e quando dobbiamo giocare adesso nuovamente contro la difesa schierata, ora è una confusione totale. 22-14. Versakovs per ancora palla persa e nuovo contropiede con la rete di Visintin. Time out chiesto da Galluccio sul 23 Trieste, 14 Rubiera. Io oggi sono delusissimo al di là delle assenze, perché è una partita giocata, una partita contro una squadra che è alla portata. Questa è la grossa rabbia, ma il problema è che non puoi permetterti, io ho perso il conto dei palloni persi in questa partita, ma non puoi permetterti di giocare in questo modo qua in attacco, perché poi in difesa ti puoi sbattere quanto vuoi, ma alla fine, cioè, la differenza la fai in entrambe le metà campo di gioco. Mi piace invece Trieste perché nella semplicità del suo gioco non fa nulla d'eccezionale, però fa quanto serve per
essere redditizio. Sì, sono 13 palle perse, abbiamo fatto 13 palle perse in 37 minuti di gioco, sono veramente un numero che non ci dà nessuna chance di poter continuare in questa e in altre partite. Questa purtroppo è un'analisi brutale ma molto obiettiva. Abbiamo preso 7 contropiedi su 13 palle perse e quindi non c'è nessun schema, nessun gioco che ci possa permettere di rimanere in partita. Vediamo un po' come si evolve il gioco, molto bello questa azione, finalmente un gioco ragionato, speriamo, non è ancora detta, speriamo ancora in un cambio di, in un cambio radicale di mentalità e di gioco. Meno 8 per Rubiera con l'attacco della formazione triestina. Radojkovic, la palla per Brakovic, ancora Radojkovic, Pagano, Radojkovic attacca centralmente, la palla arriva all'ala ma poi per Pagano che va sulla conclusione, la rete di Pagano. Benci per Giubbini, Giubbini, Patroncini, Bonassi, Bonassi per Benci, la conclusione di Benci, la rete, sempre meno 8. Pagano, la palla per Radojkovic, ancora Pagano, attacca centralmente, palla per il pivot, la conclusione, c'è il rigore, l'ennesimo tiro di rigore. Ancora Bratkovic che per ora è immacolato dai 7 metri. Va alla conclusione, stavolta sbaglia. Benci per Giubbini. Giubbini rischia di perdere la palla. La salva Bonassi, però anche in questo caso abbiamo perso l'occasione per accelerare un po'. Giubbini, Giubbini, la palla per il pivot, ci sono 2 minuti per Visintin. Superiorità numerica per Rubiera. Bonassi, Bonassi va da Patroncini, palla persa. Aggiorna la lista della spesa che è molto molto piena quest'oggi. 24 a 16 il punteggio, meno 8 con 14-15 palle perse, 14 palle perse. Vuol dire che ti sei anche sbattuto, ma di fatto l'hai offerta su un piatto d'argento all'avversario, che di palle perse ne ha ben poche, si contano sulla punta delle dita di una mano. Palla recuperata con le Voljuvac, ma non trova la porta. Perché giocava senza portiere Trieste. Quindi torna in attacco la formazione triestina.
con il tentativo di Radojkovic per Pagano, va via Pagano, poi palla al pivot, la conclusione di Di Nardo e la rete, 25-16. Benci per Giubbini, Giubbini palla persa, altra palla persa, Rajkovic va dentro, para ancora Voljuvac, prova ad accelerare Rubiera, Giubbini, Giubbini la palla all'ala per Patroncini, la conclusione, palla sulla traversa. Tredicesimo minuto, sempre 25-16 per Trieste. Mi piacerebbe avere la statistica dei gol realizzati da Trieste su palle perse di Rubiera, perché non vorrei dire una stupidata, ma almeno il 90% delle palle perse di Rubiera ha portato al gol di Trieste, che poi quando deve attaccare con difesa schierata i suoi problemi ce li ha. Il problema è che tanti palloni se li è giocati in contropiede con la difesa di Rubiera sbilanciata. Volevo rispondere, abbiamo fatto 15 palle perse di cui 7 contropiedi, quindi diciamo che su questo vantaggio 7 contropiedi contro credo uno nostro, forse una seconda fase, quindi la grande differenza è tutta lì, togliamo via 7 contropiedi più le altre palle che invece hanno fatto gol su azione regolare, quindi diciamo che tutta la differenza è lì. Bravo Bonassi, tira da 10 metri, trova il gol. Io mi domando sempre perché non tiri in continuazione Bonassi, perché il tiro ce l'ha. Meno 8 e siamo a metà del secondo tempo. Radojkovic, Pagano, Sandrin, la palla ancora per Radojkovic, per Pagano che andrà al tiro, no, la palla per il pivot, palla recuperata da Rubiera, torna in attacco Rubiera con Bonassi, vai su e tira, no, palla per Oleari, per Patroncini, all'ala Garau. Garau per Bonassi. Benci. Attenzione al passivo perché ovviamente si è perso molto tempo. Bonassi la conclusione. Oleari per Bonassi, Bonassi, adesso bisogna andare al tiro, va Oleari, la conclusione, c'è la parata da parte di Milovanovic, 25-17 il punteggio, rientra in campo Stojanovic che va a ruolo di terzino destro. Radojkovic all'ala per Bratkovic, Bratkovic ancora per Radojkovic che si butta dentro e trova la rete. 26-17.
Oleari, Bonassi per Benci. Benci per Oleari. Oleari subisce il fallo. Palla per Patroncini, Bonassi per Oleari, Oleari per Bonassi, Bonassi per Benci, per Oleari, Oleari per Bonassi, si alza Bonassi, palo. Palo centrato da Bonassi, 26 a 17. Palla per Stojanovic, Radojkovic, Radojkovic, ancora Stojanovic, sfondo. È partito che il difensore era fuori, l'ha portato dentro lui con la stazza, perché è inevitabile. E vabbè, comunque, 7 metri, va Diapiran e sbaglia. E prova ancora Rubiera ad attaccare. La conclusione, la rete di Benci, 26 a 18, che poi alla fine la cosa che fa arrabbiare è che tutto sommato i tiratori potresti anche averceli. Direi che il portiere, se guardiamo la percentuale di tiro da fuori, non è per niente irresistibile, perché abbiamo una percentuale di realizzazione sul tiro da fuori molto alta e i tiri che abbiamo sbagliato sono stati più per demerito nostro che per la capacità del portiere, quindi direi che noi dovremmo sicuramente essere più coraggiosi e cercare di realizzare da fuori, perché il portiere non è per niente irresistibile, quindi direi che dobbiamo cercare per forza di essere più incisivi e cercare meno i 6 metri. Time out chiesto da Trieste sul 26 a 18 per la formazione triestina. Minuto di sospensione allora chiesto dalla formazione giuliana. Sì, direi che sono 7 i rigori. Tirati da Trieste contro 0, 5 realizzati e 2 falliti sul 26 a 18, però più che i rigori, che insomma sono comunque il frutto del gioco offensivo fondamentalmente, e gli 8 gol di differenza stanno tutti nei palle perse da Rubiera recuperate da Trieste e giocate in contropiede, perché 7-8 contropiedi con rete sempre fanno la differenza di 8 gol in campo, quindi questo è un demerito di Rubiera e invece un merito di Trieste, che è stato attento e anche preciso nello sfruttare tutte queste occasioni che è riuscita ad ottenere o ha ottenuto da Rubiera, diciamo anche così, perché molti palloni sono palle perse non forzate dalla difesa. L'attacco di Trieste con Pagano che gioca centrale questa volta e Bratkovic va a terzino. Ancora Pagano per Bratkovic che va all'ala, palla toccata da Benci, termina però lateralmente. Ancora
Radojkovic, la palla per il pivot, bella ricezione, bella questa ricezione di Pernic, che è andato a realizzare anche Giubbini per Benci per Oleari ancora per Benci per Giubbini, la palla doveva arrivare all'ala, non arriva, c'è il 9 metri. Giubbini, Bonassi, Garau, Benci per Giubbini, palla persa e contropiede, rete. ...28-18... Bonassi, la conclusione, il palo, almeno tira. Abbiamo fatto un tiro su attacco concentrato con passaggio al pivot, tutto il resto sono stati tiri abbastanza individuali da fuori. Il nostro gioco in attacco, direi che, senza voler essere cattivo, è abbastanza inesistente. Non riusciamo ad avere un gioco che possa permetterci di liberare i pivot e fare un gioco abbastanza articolato. Fatto sta che abbiamo fatto neanche un rigore, ci hanno fatto un fallo da rigore, e quindi vuol dire che il nostro è un gioco abbastanza statico. Ed è un gioco che, per purtroppo, contro 7 rigori subiti, neanche uno fatto, e neanche ci hanno messo in condizione di fare rigore. Diciamo che proprio l'attacco nostro è la più grande pecca di questa squadra. Non ha una grande idea di gioco, non gioca col pivot, il pivot praticamente non ha un'azione forte sul gioco della squadra, e questa è la grande pecca di questa partita, oltre alle palle perse. La palla all'ala con la conclusione sbagliata, ancora recuperata da Trieste, però il pallone sull'errore di Mazzarol. 28-19 il punteggio. La conclusione, la rete da parte di Stojanovic. Bonassi, Versakov. Doppio pivot in questo attacco per Rubiera. Versakov va dentro, sbaglia, c'è il tiro di rigore. Due minuti gratuiti, bisogna dire, al povero Mazzarol, che è stato pescato così a partita chiusa, dovevano fischiare un 2 minuti. Vabbè, lo diamo al ragazzino così. Primo rigore per Rubiera, anche perché è la prima occasione in cui si è provati ad andare dentro, quindi insomma, diciamo che non è una critica agli arbitri il fatto che Rubiera abbia tirato il primo rigore adesso. È semplicemente il fatto che Rubiera non si è mai creata l'occasione per andare in precedenza a prendersi un rigore, quindi gli arbitri non è che te li possono dare così. Stojanovic, la conclusione, c'entra in pieno la traversa, la palla recuperata. Palla recuperata da Trieste, 5 minuti alla fine. Sul 29-20.
la conclusione e la rete da parte di Pernic. Garau, Bonassi, Giubbini ancora per Bonassi per Garau, va dentro Garau e realizza dall'ala. 30-21. Va la conclusione, realizza ancora in marcatura anche Parisato. 6 per Versakov, rigore qua, no, difesinare è impossibile, ma è un regalo a partita fine, non è per niente rigore, ma non riusciamo a approfittare anche di questo. Ma tra l'altro è entrata la palla! È entrata la palla! Era entrata! Vabbè, poi è chiaro che si discute del nulla per un gol che non c'entra assolutamente nulla, va la conclusione e sbaglia Trieste, 3 minuti alla fine con Oleari per Bartoli. Attacco Versakov, la palla per la conclusione di Bartoli e la parata bella del portiere di Trieste, bravissimo a stendersi dall'altra parte. Nove metri. Attacco di Trieste, Stojanovic la conclusione e realizza 32esimo gol di Trieste. Bonassi per Versakov che va dentro. La rete ancora in velocità di Parisato. 6 per Giubbini, la conclusione, la rete di Giubbini anche. 6. C'è il tiro fuori e quindi può ripartire Rubiera. 1 minuto alla fine, 24-33 il punteggio. Versakov per Oleari va dentro e realizza. ...33-25... Stojanovic all'incrocio dei pali. ...34-25... Come abbiamo già detto nelle altre telecronache, una squadra che la nostra che può fare 20,
dai 22 ai 26 gol, questi sono i gol che può fare questa squadra. 34 per noi è una cifra praticamente irraggiungibile, e quindi per noi non sarà mai possibile vincere una partita se non riusciamo a contenere gli avversari nel nostro range di gol. La partita persa più per demerito nostro che per grande merito dell'avversario, che ha fatto la sua onesta partita, ha giocato secondo me in modo molto intelligente, cercando di non ha mai perso la testa, e ha portato a casa questa vittoria in modo corretto e guadagnandosi meritato. Assolutamente meritato, sarà quota 6 punti, quindi Trieste, mentre Rubiera resta ferma in fondo alla classifica a quota 2.